Ho sempre pensato che gli aeroporti fossero luoghi un po' magici, capaci letteralmente di portarti in qualunque altro posto. Sarai capace di trascorrere ore intere a osservare gli aerei atterrare e poi ripartire dal terminal, e a guardare gli schermi delle partenze per fantasticare su possibili destinazioni future. Perché in fondo ti basta oltrepassare i controlli di sicurezza per accedere ai gate, per ritrovarti in tutto un altro mondo, anche se non sei ancora partito. Mi chiamo Guido Legnaioli e per questi motivi, insieme a molti altri, oggi vado in Spagna per la 15ª volta. Benvenuti all'aeroporto di Barcellona El Prat, dove passerò le prossime 6 ore. Che ci faccio 6 ore all'aeroporto di Barcellona? Sono abbastanza ansioso da non uscire dall'aeroporto per paura di perdere il volo successivo che va a Granada. Tutto con Vueling, mi sono trovato veramente bene, a parte l'atterraggio un po' a schianto, ma diciamo che ci sta. Per il resto l'aeroporto è enorme, quindi credo che mi farò molte passeggiate. E per chi se lo stesse chiedendo, questa è la mia faccia d'aereo, cioè sto sorridendo, no? Vedi? Però c'ho l'occhio che cala, perché comunque io adoro gli aerei, però mi cago addosso ogni volta che ci salgo. C'ho questo odio e amore, non so se giustificato, vi giuro li adoro, mi guardo centinaia di video su YouTube sugli aerei, però ogni volta che ci salgo, capito? La Spagna è l'unico posto in Europa dove una birra in aeroporto costa 1,90 euro. Che poi, a pensarci bene, se ti svegli alle 5, prendi l'aereo, cammini tutto il giorno, bevi la birra, va a finire che... Ho sonno. Dormito 4 ore. Piccina, cioè più grosso il bagno della camera. Va bene, a me ci posso stare. Condizionatore c'è, i bidet c'è, ma fantastici. Old style, un po' anni 80, forse 90. La vasca, via, ci si sta, via. Ma che vista meravigliosa. Ma sono commosso, ma cos'è questo coso? Che roba è? È un cavo che va giù. Ma che bello. Si vede proprio il condizionatore di quella signora che sta lì. Bene, va bene. Una roba con i gamberi, il resto credo sia maionese. Mm.
Devo stare attento perché questa padella brucia come l'inferno. È buona. Praticamente la paella è quella cosa che in Spagna ti rifilano un po' dappertutto e spesso ti rifilano roba surgelata. Questa è una di quelle zone in cui la dovrebbero fare abbastanza bene. Il fatto che ci abbiano messo 25 minuti per farla, infatti, è un ottimo segno. È buonissima. Strabuona. Questa è la più buona che ho mangiato. Ah, che soddisfazione! 20 euro, 20 euro di cena. Spaziale, veramente. Credo la miglior paella che ho mangiato in Spagna, diciamo, in Spagna. Di solito c'ha questo, la paella c'ha questo riso cotto male, un po' perfetto, delicatissimo, pesce fantastico. 20 euro. Tra l'altro qui funziona così, che è un disfacimento per me. Ogni birra che te prendi loro ti portano una tapa, e quindi io ho preso due birre, due tapa più due tapas più la paella, pane, 20 euro, fantastico, pagato con Apple Pay, che ho scoperto che funziona col contactless, ovunque ci sia il contactless, quindi più felice, meglio di così. C'ho un sonno bestia, mi sarebbe piaciuto registrare più cose lì al ristorante, ma mi vergogno come un ladro a parlare da solo davanti a una telecamera, a un cellulare, quando c'è gente. Scusi, mi capirete, ora, insomma, c'è la gente, si mette in pose assurde, io non ce la faccio, sono grullo, lo so, però a questi livelli mi ci devo un attimo abituare. Quindi ci vediamo domani e non so se ci vediamo, ci vediamo nel prossimo video, ok? Ciao!